Il 22 gennaio 2021, con la ratifica del Trattato di proibizione delle armi nucleari in tutti i paesi firmatari, si è reso illegale l'uso, lo sviluppo, i test, la produzione, la fabbricazione, l'acquisizione, il possesso, l'immagazzinamento, l'installazione o dispiegamento di armi nucleari. Questo è un grande passo di civiltà, perché assieme a Papa Francesco siamo convinti che l'uso dell'energia atomica per fini di guerra è oggi più che mai un crimine, non solo contro l'uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale, come allo stesso modo è immorale il possesso delle armi atomiche. In Italia le basi di Aviano e di Gedi ospitano una quarantina circa di ordigni nucleari e la base bresciana si sta ampliando per ospitare i nuovi cacciabombardieri F-35 in grado di trasportare armi di distruzione di massa ancora più potenti. L'Italia non ha firmato il trattato di proibizione delle armi nucleari e in coerenza conferma il trend in crescita degli investimenti militari e all'incontro NATO assicura il suo impegno ad aumentare la spesa militare di 10 miliardi di euro annui. La pandemia è ancora in pieno corso, la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri. Malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo di oggi. Saremo giudicati per questo. Le nuove generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfatta, se abbiamo parlato di pace, ma non l'abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli della terra. Per questo, ACLI, Azione Cattolica Italiana, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Movimento dei Focolari Italia e Pax Christi hanno rivolto un appello congiunto al nostro Paese. Italia, ripensaci e ratifica il Trattato ONU di proibizione delle armi nucleari.